Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Alfred73 e oggi voglio condividere con voi la diagnosi dei guasti di una pompa a diaframma a 12 volt normalmente utilizzata nei camper per fornire l'acqua a tutti i servizi quali lavandini, docce, eccetera. In particolare la mia pompa marca SureFlow fornisce in uscita una pressione di 20 psi alimentata a 12 volt con un consumo massimo di corrente di 4,5 ampere ma tipico di 2 ampere e un fusibile di 7,5 ampere per la sua protezione. Questa pompa è dotata di un pressostato che attiva la pompa non appena si apre il rubinetto e scende la pressione all'interno del nostro impianto. Il pressostato comanda la pompa attraverso il filo rosso e riceve il voltaggio dalla batteria. Con questo video oggi esamineremo quali sono i principali problemi che si possono avere con queste pompe all'interno di un camper, pompe che comunque sono utilizzate anche in altri ambiti, come ad esempio quello degli spruzzatori ad alta pressione. Prima di procedere oltre, andiamo a vedere il funzionamento di queste pompe. Abbiamo un corpo motore. Molte volte capita che questa pompa sia troppo rumorosa perché o non è ben fissata o il supporto a cui è fissata è troppo flessibile. Poi abbiamo il pressostato, non è altro che un micro switch comandato da un pistone che fa avanti e indietro a seconda della pressione presente all'interno della pompa. Il cui funzionamento è il seguente: quando si apre un rubinetto all'interno del camper, il calo di pressione che si verifica all'interno della pompa cortocircuita il micro switch che farà attivare il motore che a turno aspirerà l'acqua da questi tre diaframmi di ingresso per poi restituirla al diaframma centrale di uscita. La chiusura del rubinetto provocherà una sovrappressione che spingerà lo stantuffo verso il micro switch spegnendo il motore della pompa e il circuito rimarrà in pressione grazie ad una valvola di ritegno. Una volta capito il funzionamento andiamo ad analizzare i possibili guasti di questo tipo di pompe a cominciare proprio dalla parte elettrica. Guasto numero 1, la pompa non si accende affatto quando apriamo il rubinetto. In questo caso la prima cosa da verificare è che arrivino i 12 volt della batteria ai contatti della pompa, verificando anche il relativo fusibile. Molto spesso infatti i fusibili hanno dei contatti ossidati che creano fenomeni di discontinuità nell'alimentazione. Una volta verificati i fusibili e quindi la presenza di 12 volt all'ingresso, in questo caso potrebbe esserci un problema di pressostato che potrebbe essere difettoso, guasto o semplicemente ossidato. Il pressostato può essere smontato svitando queste quattro viti poste sulla sua testa per verificarne il funzionamento con un tester di continuità. Oppure possiamo direttamente bypassarlo collegando la pompa direttamente ad una sorgente di alimentazione da 12 volt e verificare il corretto funzionamento dell'avvolgimento del motore. A questo punto, se il problema non sta nel fusibile, è probabile che stia nel pressostato. Il pressostato venduto come parte di ricambio contiene al suo interno un micro switch che può guastarsi e non svolgere più correttamente il suo lavoro. In alcuni casi è questa valvola di uscita che si blocca sulla sua sede e non attiva il micro switch. Sulla testa del pressostato è presente una vite di regolazione che va ad agire sulla rigidità di una molla contenuta all'interno del pressostato che permette di regolare la forza da applicare al perno, allo stantuffo, per attivare o meno il micro switch. Questa vite viene utilizzata per regolare lo spegnimento della pompa quando viene raggiunta la pressione massima e di solito è una regolazione che si fa soltanto alla prima installazione.
La regolazione di questa vite va effettuata con pompa accesa e chiudendo il rubinetto per far spegnere la pompa qualche secondo dopo. Da un primo controllo, schiacciando questa superficie del pressostato, dovreste sentire il click tipico di un micro switch. Se così non fosse, vuol dire che il micro switch ha perso la sua molla interna ed è guasto. Tuttavia possiamo effettuare un controllo anche di continuità per verificare la continuità e la discontinuità ogni qualvolta si schiaccia il perno del pressostato. Qualora questa continuità e discontinuità non fosse presente all'interno, possiamo andare semplicemente ad aprire il pressostato e sostituire il micro switch contenuto al suo interno. Una volta rimossi i meccanismi di leva, possiamo facilmente accedere al micro switch e tirarlo fuori per sostituirlo. Si tratta di un micro switch di potenza standard che potrà essere sostituito con un altro avente le stesse caratteristiche di tensione e di corrente. In alcuni casi di ossidazione dei contatti sarà sufficiente utilizzare questo spray di pulizia per contatti da inserire all'interno del micro switch per ripristinare la corretta conduttività. La lubrificazione di un micro switch è sicuramente un intervento provvisorio che ci consentirà per qualche settimana di tirare avanti con la nostra pompa fino poi a sostituire completamente lo stesso. Una volta verificati e risolti questi problemi elettrici, salvo casi ovviamente di guasto dell'avvolgimento del motore, è il momento di rimontare il tutto e soprattutto di collegare ovviamente i connettori del micro switch alle connessioni del motore. A questo punto vediamo quelli che possono essere dei problemi meccanici. All'apertura del rubinetto la pompa si accende ma non esce acqua. Immediatamente possiamo escludere problemi al pressostato, ma possiamo avere problemi o all'ingresso ai filtri di ingresso che possono essere ostruiti e quindi da verificare. Potrebbe esserci oppure qualche diaframma o qualche valvola bloccata nella sua sede a causa del calcare. Pertanto dobbiamo smontare la testa della pompa per accedere alla sua struttura a diaframma. Se vi è utile questo video, questo è il momento opportuno per mettere like ed iscriversi al canale per supportarmi. Grazie, grazie mille. Una volta aperta la struttura a diaframma, osserviamo le tre valvole a diaframma di aspirazione dell'acqua e la valvola centrale da cui fuoriesce l'acqua verso l'esterno. Nella parte sottostante abbiamo il motore collegato ad una girante che attiva a turno queste valvole a diaframma. Verifichiamo il rotolamento del perno del motore sul cuscinetto a sfera, eventualmente anche lubrificandolo. Se non ci sono problemi con i cuscinetti, verifichiamo le valvole a diaframma che non siano bloccate o che non presentino dei tagli o dei depositi di calcare che riducono la tenuta. Infatti, dopo lunghi periodi di inattività, si formano dei residui di calcare che bloccano il movimento delle valvole sulla loro sede ed in modo particolare di questa che governa la fuoriuscita dell'acqua e che è molto spesso la causa principale del problema. Questa valvola, oltre a comandare il pressostato e quindi accendere la pompa, permette anche di far rimanere dell'acqua all'interno della pompa stessa. Questa valvola di uscita talvolta può rimanere completamente chiusa, mentre altre volte, a causa di residui di fili o di capelli, può rimanere leggermente aperta e far partire temporaneamente e periodicamente la nostra pompa senza alcun motivo, come se ci fosse una perdita su qualche rubinetto. Al fine di ripristinare la sua funzionalità, andiamo a pulire la sua sede e anche a schiacciarla costantemente per ripristinarne il movimento.
Una volta che ne abbiamo ripristinato l'escursione, andiamo anche a verificare il corretto movimento dello stantuffo di comando del pressostato dalla parte opposta, che non sia inceppato o mancante. Fatte queste verifiche, possiamo passare a rimontare il tutto seguendo i fori per le viti predisposte sulla carcassa del motore e rispettando la posizione delle viti metalliche rispetto anche alle viti per plastica. A questo punto vediamo una terza categoria di problemi. La pompa si accende per brevissimi istanti ad intervalli regolari, dopo che abbiamo chiuso il nostro rubinetto. Questo fenomeno di solito è dovuto alla presenza di un gocciolamento, di una leggera perdita d'acqua da qualche parte all'interno dei nostri servizi su qualche rubinetto, oppure anche ad una scarsa tenuta dei due collettori di collegamento della pompa. Altre volte, in presenza di acqua nei pressi della pompa, può significare che c'è qualche crepa sulla sua struttura, ma normalmente si tratta sicuramente di qualche rubinetto che perde. Verificateli tutti, magari sostituendo qualche guarnizione in giro, e così facendo non dovreste più avere problemi di tenuta. Bene amici di YouTube, spero che i miei consigli vi siano utili per risolvere i vostri problemi con la pompa del camper. A me non rimane che invitarvi a mettere like, iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Io vi do appuntamento alla prossima volta.